parlato, manca un supporto per il coordinamento, per l'organizzazione, per la post-produzione. Perché appunto anche lavorando con dei coproduttori internazionali c'era anche tutta una gestione di girato, di dailies, di scene da poi da mandare agli effetti speciali. Insomma, c'è stato un lavoro enorme che abbiamo potuto portare avanti anche a strutture in realtà del territorio. Una che è qua di fianco a me, Milanese Experience, con la quale poi partendo da questo, poi abbiamo anche intrapreso e creato una collaborazione più duratura e più continuativa. Quindi devo dire che proprio per noi è stato a 360 gradi un incontro molto 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 fortunato, quello con la Puglia. Bene, grazie Francesca. Bene, allora Claudio, se vuoi parlare tu magari con le tue Sì, io ho degli slide. Sì. Delle slide, se posso, sì. Allora, noi siamo The Milanese Experience, abbiamo sede a Monopoli, quello è il nostro ufficio, lo faccio vedere perché è motivo molto a collaborare con noi. Farò un passo indietro perché diciamo noi siamo una realtà pugliese e abbiamo questa ambizione di sviluppare delle storie originali, dei contenuti originali, per cui parleremo un po' più dello sviluppo, che nel nostro caso è sempre un co-sviluppo internazionale, perché cerchiamo sempre dal momento di scrittura, di elaborazione creativa delle storie, di diciamo, portarle anche nei laboratori, nei market, in modo tale che diventino delle storie internazionali e quindi sia po possibile fare le coproduzioni. No, scusa. Poi il telecomando. Vi parlerò in particolare di due progetti, due lungometraggi che abbiamo in sviluppo. Entrambi sono in qualche modo qui a Roma. Uno è in selezione adesso qui al MIA, nella sezione Wanna Taste It, e l'altro invece è un lungo in sviluppo di cui abbiamo prodotto il pilot, che abbiamo presentato in premiere qui ad Alice nella Città 2 giorni fa. Ovviamente lavorare sul territorio e fare un lavoro sullo sviluppo, no? È anche sia stimolante, affascinante, ma anche complesso, perché forse è la fase su cui anche a livello istituzionale bisognerebbe lavorare di più. Noi con la nostra associazione di categoria, CNA, c'è Ivan D'Ambrosio che è il nostro presidente, cerchiamo anche di organizzare degli eventi industry all'interno della nostra regione che si affiancano a quello che già la Puglia fa, il Film Forum. Che devo dire è un evento di livello internazionale in cui entrambi questi progetti tra l'altro sono stati presentati. Sono due progetti che fanno parte del nostro slate, perché noi l'anno scorso per la prima volta in Puglia abbiamo ottenuto lo slate per lo sviluppo di Europa Creativa. Il primo, Dreamcatcher, è un thriller sui disturbi del sonno, che è un tema molto diffuso dopo la pandemia in tutto il mondo. È un'autrice, Daniela De Francesco Pugliese, che lavorava con noi come sceneggiatrice, ad un certo punto ci ha portato questo progetto chiedendo di dirigerlo lei. Quindi io le ho detto va bene, però devi farti selezionare nei laboratori e nei mercati. Lei è stata brava, si è fatta selezionare a Biennale College 2 anni fa nel programma Italia e in MFI Script to Film, che è un bellissimo laboratorio che si tiene in Grecia su quest'isola che si chiama Nisiros. Non so se i colleghi qui presenti hanno già preso parte a questo laboratorio, ma è stata un'esperienza bellissima, l'ho fatto anch'io come produttore. Con colleghi che arrivavano da tutta Europa, quindi noi siamo stati lì per 15 giorni su quest'isola, parlando dei film, leggendo le sceneggiature, sviluppando quindi queste storie con delle classi internazionali in cui chiaramente alcuni leggevano il nostro film e alcune cose non le capivano perché erano legate magari al nostro contesto. È un modo questo che cerchiamo sempre di mantenere per tutti i progetti, in modo tale che le storie sono, come dicevo prima, delle storie più internazionali. È un film che gireremo in Puglia, mi auguro l'anno prossimo, su cui stiamo facendo anche una bellissima operazione con un comune della nostra zona che è Castellana Grotte, con cui abbiamo firmato un protocollo d'intesa perché tutto il film è ambientato in una clinica dove si studiano i disturbi del sonno. Si ispira a delle ricerche scientifiche in atto a livello scientifico, a livello mondiale, sui sogni lucidi, che sono una frontiera della neuroscienza
con cui diciamo dovremmo riuscire a intervenire nel sonno, nel sogno, quindi a manipolare i nostri sogni. Se la vediamo in un'ottica ultra capitalistica, noi perdiamo il 30% delle nostre vite sognando, per cui diciamo vorrebbe essere una, infatti la fanno gli americani, molte di queste sperimentazioni fanno gli americani, sarebbe un modo per rendere produttivo il sonno. L'autrice poi ha sofferto anche di disturbi del sonno, quindi si è documentata ampiamente sul tema, ha dovuto affrontare anche a livello medico alcune problematiche e quindi è arrivata con questa proposta. Tutta, questo è l'eredità poi di Biennale College, che come sapete è un workshop a micro budget, no? Per cui ci siamo sforzati all'epoca di scrivere tutto in una monolocation. Adesso si espansa chiaramente la produzione, però questa location è molto importante nella storia e l'abbiamo trovata in Puglia, Castellana Grotte, con cui abbiamo firmato un protocollo d'intesa e utilizzeremo un edificio storico del centro storico di Castellana che al momento non è utilizzato. Per cui attraverso questa, la produzione di questo film daremo anche vita, daremo nuova vita a questo luogo storico. Che dire, il secondo progetto invece è Pinocchio Reborn, anche questo faceva parte del nostro slate, scusate, devo salutare Sergei che è il nostro coproduttore croato per Dreamcatcher, che sta lì, il passo a Pinocchio, faceva parte del nostro slate, era il cortometraggio del giovane autore, perché sullo slate possiamo inserire sia delle opere di lungometraggio sia un corto di un autore che non abbia mai esordito alla direzione di un lungo, e noi abbiamo scelto di inserire questo, il pilot di un lungometraggio che già stavamo sviluppando, e quindi abbiamo chiesto al nostro autore di confrontarsi appunto con la regia. Il concept in questo caso è molto semplice, perché sarebbe il sequel di Pinocchio. Qui andiamo nel mondo della commedia, è una black comedy, e quindi l'idea del regista è che Pinocchio oggi ha 35 anni, ha ereditato la falegnameria di papà Geppetto e chiaramente, non potendo dire bugie, vive nel nostro mondo in maniera diciamo un po' complessa, perché un po' tutti si prendono gioco di lui, la fidanzata lo tradisce, i clienti non lo pagano, quindi vive diciamo una vita molto complessa. E quindi noi nel pilot che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo fatto andare dallo psicologo, quindi abbiamo fatto un pilot di 10 minuti dove c'è Pinocchio che va dallo psicologo a cercare di risolvere queste sue problematiche. Anche questo è un lungometraggio che vorremmo portare in Puglia, perché crediamo sia importante girare a Taranto. Anche il pilot l'abbiamo girato tra Taranto e Roma, proprio per dare anche il rapporto, no, con la città industriale, con la produttività, eccetera. Vi faccio vedere il trailer.